Ciao, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la matematica. Oggi cominciamo a parlare di funzioni. Si tratta di un argomento estremamente importante perché è alla base di tutti gli altri argomenti che poi andremo ad affrontare. E quindi se non si comprende a fondo che cos'è una funzione, sarà praticamente impossibile poter comprendere appieno tutto ciò di cui parleremo in seguito. Per capire che cos'è una funzione, dobbiamo fare un passo indietro, e cioè riprendere per esempio il concetto di prodotto cartesiano tra insiemi. Quindi supponiamo per esempio di avere un insieme A costituito dagli elementi A1 e A2, cioè un insieme che ha due elementi, che ha cardinalità 2. Supponiamo di avere un insieme B che invece è costituito da tre elementi, B1, B2 e B3. Il prodotto cartesiano tra A e B sappiamo essere un insieme di coppie ordinate in cui il primo elemento appartiene al primo insieme e il secondo elemento appartiene al secondo insieme. Cioè sostanzialmente noi abbiamo delle coppie in cui il primo elemento della coppia è un elemento dell'insieme A, quindi per esempio A1, e poi avremo un elemento del secondo insieme, quindi A1, B1, poi avremo A1, B2 e avremo A1, B3 e poi avremo A2, B1, A2, B2 e A2, B3. In effetti il numero di elementi, cioè la cardinalità del prodotto cartesiano, non è altro che il prodotto delle cardinalità dei due insiemi, cioè in questo caso la cardinalità di A è uguale a 2, la cardinalità di B è uguale a 3, la cardinalità del prodotto cartesiano è uguale a 6. In effetti, mi raccolgo così, sono le 6 coppie. Ok. Questo è il prodotto cartesiano, quindi partiamo dal prodotto cartesiano. Facciamo un secondo passo, e cioè parliamo di relazioni. Che cos'è una relazione tra A e B, cioè tra i due insiemi A e B? È un sottoinsieme del prodotto cartesiano. La indichiamo così. R, da non confondere con l'insieme dei numeri reali che normalmente ha un'altra lineetta dritta da questa parte, quindi R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano A per B. Cioè, in parole povere, in una relazione noi cosa abbiamo? Abbiamo soltanto alcune delle coppie del prodotto cartesiano, in realtà potremmo anche averle tutte, però in generale la relazione e impone dei vincoli, delle condizioni per cui all'interno di una relazione noi abbiamo soltanto alcune coppie del prodotto cartesiano. Una volta che, richiamati questi concetti, ecco che una funzione altro non è se non una relazione che però soddisfa dei vincoli abbastanza stringenti. E cioè il primo è che per ogni elemento dell'insieme di partenza, o meglio, esiste uno e un solo elemento dell'insieme di arrivo che è associato in pratica alla funzione. Cioè, in parole povere, la funzione cosa fa? Ad ogni elemento dell'insieme di partenza A fa corrispondere uno e un solo elemento dell'insieme di arrivo B. Attenzione, uno e un solo. Che cosa significa questo? Che se noi guardiamo per esempio il prodotto cartesiano, se io prendo l'elemento A1 e ad esempio la funzione associa ad A1 l'elemento B1, mettiamolo con una freccia, ok? Cioè F mette in relazione A1 con B1. Bene, ad esempio A1 B2 e A1 B3 non possono comparire all'interno della funzione. Perché? Perché ad uno stesso elemento di A dell'insieme di partenza non possono corrispondere più elementi dell'insieme di arrivo. Uno è un solo elemento dell'insieme di arrivo.
Attenzione che però non vale il viceversa, nel senso che io la funzione f può anche mettermi in corrispondenza a 1 con a 2, chiedo scusa, con b1. Cioè quello che conta perché si possa parlare di funzione è devono essere soddisfatti due vincoli. Il primo è che devono essere considerati tutti gli elementi dell'insieme di partenza, cioè non ci possono essere elementi dell'insieme di partenza che sono in qualche modo esclusi dalla funzione, e secondo che ad ogni elemento dell'insieme di partenza deve corrispondere uno e un solo elemento dell'insieme di arrivo. Quindi formalmente per ogni x appartenente ad A cosa succede? Esiste ed è unico un elemento y appartenente a B, tale che y è uguale ad f di x. Adesso, quindi in pratica, questa espressione formalizza quello che è il concetto di funzione. Quindi, in pratica, tutti gli elementi dell'insieme di A sono coinvolti, però per ogni elemento dell'insieme di A esiste uno e un solo elemento di B associato ad x dalla funzione f, y uguale f di x. Allora, vediamo adesso un po' di nomenclatura. Allora, diciamo subito questo, la funzione f, una funzione in generale, può essere vista praticamente come una sorta di programma, se volessimo fare un'analogia con l'informatica, una sorta di programma, dove gli input sono gli elementi dell'insieme di partenza e l'output sono gli elementi dell'insieme di arrivo, che vengono determinati univocamente mediante la funzione. Cioè quell'unico elemento y in relazione con quell'elemento x è determinato da f e non può essere più cambiato. Dal punto di vista della nomenclatura, allora, f abbiamo detto è detta funzione, ma può essere chiamata anche applicazione, ma si chiama anche applicazione. Quello che stiamo dicendo adesso vale indipendentemente dalla natura degli insiemi. Cioè qui stiamo parlando di un insieme A, di un insieme B, insiemi generici, non stiamo specificando la natura degli elementi, anche se poi normalmente si va a lavorare con degli insiemi numerici, quindi un insieme di naturali, di interi relativi, dei razionali, dei reali, eccetera. Allora, l'insieme di partenza, ovvero A, si chiama dominio, è il cosiddetto dominio della funzione. Mentre l'insieme B prende il nome di codominio. Abbiamo detto, cosa molto importante, che ogni elemento del dominio ha un elemento associato nel codominio, ma non è detto il viceversa. Allora, l'elemento che viene associato all'elemento di partenza del dominio si chiama immagine, cioè praticamente quella y è l'immagine di x, dove x è detta variabile indipendente. Questo perché x può essere scelta in maniera arbitraria, non siamo vincolati da nessuno nella scelta. Mentre y si chiama variabile dipendente, perché? Perché dipende dalla scelta di x in base alla funzione f. F si indica normalmente con la lettera minuscola, f in generale per ricordare che è una funzione, ma in realtà se ci sono più funzioni all'interno, per esempio, delle funzioni composte, che poi vedremo, si può utilizzare anche g, h, ma si potrebbero utilizzare anche a, b, non c'è proprio un vincolo. E addirittura le lettere dell'alfabeto greco, quindi per esempio alfa, beta, eccetera. Cosa importante? L'insieme quindi degli elementi che all'interno del codominio sono immagini di A del dominio si chiama appunto im di F. Quindi nel nostro caso, per esempio, vedete B1 e B2 costituiscono l'im di F.
cioè l'insieme degli elementi del codominio che sono immagini degli elementi del dominio. E in generale l'IMDF è un sottoinsieme del codominio. Come vedremo, ci sono delle particolari funzioni in cui l'IMDF può coincidere con tutto il codominio, ma in generale questo non è vero. Quindi io direi che per il momento possiamo fermarci, perché comunque abbiamo inserito tutta una serie di concetti che occorre in qualche modo assimilare. Poi nei prossimi video faremo anche degli esercizi, in modo che andremo a puntualizzare meglio questi concetti. E più precisamente, con il prossimo video, andremo a vedere delle particolari funzioni, cioè parleremo delle funzioni iniettive, suriettive, biiettive e delle proprietà che queste funzioni hanno rispetto, diciamo, ad una funzione generica. E poi pian piano continueremo il nostro discorso spostandoci nell'ambito delle funzioni numeriche, quindi dove A e B, cioè dominio e codominio, diverranno degli insiemi numerici. Quindi direi che per il momento è tutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, eventualmente abbonatevi, e ci vediamo la prossima volta per continuare il nostro viaggio nel mondo della matematica e delle funzioni in particolare. Ciao, grazie.